Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovo video. Allora, chiedo scusa se sono stata assente qualche giorno. Su Instagram mi avete mandato tanti messaggi, mi avete domandato come mai. Qualcuno lo sa, è al corrente di quello che insomma è successo in famiglia. Purtroppo ve lo dico, ho avuto un lutto e quindi mi sono presa proprio dei giorni di tempo per riprendermi un po' dalla situazione, ma adesso non voglio dilungarmi su questo argomento perché, come sempre, vi dico che questo è un canale di intrattenimento, quindi deve essere solo piacevole, utile e quindi insomma procedo subito con mostrarvi il mio nuovo acquisto per la casa. Eccolo qua ragazzi, ho acquistato praticamente un nuovo aspirapolvere per cordless, come vedete vacuum cleaner. Eccolo qua, vi faccio vedere. Allora, questo ragazzi l'ho preso su Amazon, vi metto poi il link nell'info box perché l'altra volta quando vi ho mostrato l'altro aspirapolverino avete manifestato molto interesse e mi avete scritto nei commenti tante domande perché eravate pure voi interessati ad acquistarlo. Naturalmente ragazzi ha un prezzo che è a portata di tutti e soprattutto è utilissimo. Questo niente di meno è più potente dell'altro che ho preso l'altra volta, che comunque mi trovo benissimo e lo sto utilizzando qui al piano di centro. Ma voi vi domanderete perché Federica ne ha preso un altro. Ne ho preso un altro ragazzi per il piano terra, perché ogni volta per fare le pulizie mi devo spostare su un piano e un altro. Invece io ad esempio di sotto, come anche per i detersivi, ho attrezzato il piano terra con determinati detersivi, come qui il piano centrale di casa, perché altrimenti dovrei scendere e salire più volte per svolgere pulizie. Come di sotto all'aspirapolvere di sotto, quello diciamo generale per casa, qui al piano di centro e alla mansarda utilizzo insomma quelli di questo piano, e quindi ho voluto prendere questo qui proprio per lasciarlo al piano terra per fare le pulizie dei divani, dei tappeti. Questo qui ragazzi ci si può addirittura aspirare anche la macchina, perché è più potente come vi dicevo rispetto all'altro, costa qualche euro di più ed è fantastico. Ma adesso ve lo mostro in funzione perché oggi devo aspirare qui bene il divano, questo qui del salotto, quindi ve lo mostro in funzione. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo, vabbè, innanzitutto ragazzi si ricarica sempre con la spina, la ricarica è molto veloce e la batteria è molto duratura, perché io per 3-4 giorni utilizzandolo tutti i giorni non lo carico, in poche parole, mi dura a parecchia autonomia. Poi la cosa fighissima che ha addirittura un LED, una luce integrata, perché quando capitano quelle giornate buie e magari dovete aspirare il divano, non si vedono bene le briciole perché avete mangiato sul divano, questo addirittura la luce che vi illumina la zona da pulire, cioè quindi veramente fantastico. Ma adesso ve lo mostro più da vicino, vi mostro pure gli accessori che ha, puliamo il divano e successivamente ragazzi vi mostro un altro trucchetto per le pulizie di casa, per una pulizia specifica di casa, e dopo faremo anche un dolce insieme, quindi un video diciamo ricco di più cose. Direi subito di procedere con la pulizia del divano e vi mostro l'aspirapolverino. Vedete, questo è l'aspirapolvere, all'interno trovate il tubo per attaccare poi le varie spazzoline, come potete vedere. Allora, io l'ho rimesso qua per farvi vedere. C'è questa punta, questa la potete usare per diciamo i divani, per la macchina. Questo è il cavetto USB, dovete solo avere la spina, vedete, per ricaricare l'aspirapolvere. Poi c'è questa spazzolina per
pulire il filtro, ma il filtro si può anche lavare sotto il rubinetto, quindi è veramente facile, non è che va sostituito. E c'è anche quest'altra spazzolina, che è quella che io utilizzo più di tutti per le pulizie. E poi ecco qua, questo è l'aspirapolvere, leggero, maneggevole, facile da utilizzare. Praticamente io vado a inserire direttamente diciamo la punta, questa qui, per pulire il divano, e vedete che ha qui alla luce, al LED, per illuminare direttamente le zone che rimangono buie, per togliere le briciole, i peli di animale. Questo è il tasto di accensione e spegnimento, eccolo qua. Vedete, pure non è neanche tanto rumoroso. Il filtro, questo si apre, si stacca e si lava sotto il rubinetto, quindi non vanno neanche sostituite, non avete ulteriori costi. E niente, quindi volendo potete utilizzare anche questo attacco, potete utilizzare il tubo se avete bisogno di una lunghezza maggiore e iniziare a pulire subito il divano. Guardate ragazzi come ha tolto i peli che c'erano, magari un pochino di laniccia o qualche peletto che qui magari ogni tanto sale la mia gattina, e ha tolto tutto con facilità, e il divano naturalmente adesso è tutto bello pulito, quindi toglie benissimo la polvere, le briciole, i peli, ha un'ottima aspirazione e ve lo consiglio tantissimo. È un aiutante veramente prezioso, io non posso proprio più fare a meno di questi aspirapolverini. Poi ve l'ho detto, potete aspirare l'auto senza avere l'aspirapolvere coi fili, perché comunque è molto potente. Vedete, all'interno del serbatoio già si è formata la polvere, non so se riuscite a vedere, prima era tutto limpido, vedete, cioè ha un'ottima veramente aspirazione e ve lo consiglio tantissimo. Poi il costo è veramente irrisorio e potete pulire tutti i giorni casa con velocità e facilità. Io vi lascio il link nell'info box e poi, come l'altra volta, se avete domande me lo potete anche scrivere nei commenti. Adesso ragazzi voglio fare insieme a voi la pulizia dei rubinetti di casa, quindi dei bagni, della cucina, con una soluzione che riesce a togliere le macchioline di calcare, le incrostazioni. Ora ve la mostro subito e vi faccio vedere il rubinetto di acciaio come torna pulito, fiammante, lucido, cioè torna come nuovo. Andiamo! Allora, tutto ciò che ci occorre per pulire i nostri rubinetti di acciaio è un limone. Io adesso lo vado a tagliare a metà e lo vado a spremere qui nello spremi agrumi, ecco qua, perché mi servirà il succo per andarlo a passare su tutti i rubinetti. Adesso ragazzi, vedete, questo è il succo di limone che è sufficiente per pulire. Io adesso pulisco il rubinetto qui del lavello e quelli dei bagni, vi faccio vedere come tornano lucidi e splendenti. Poi, se avete i rubinetti particolarmente incrostati di calcare, insieme qui al succo di limone potete aggiungere due pizzicate di sale fino
due pizzichi di sale fino, perché potenzierete diciamo la soluzione, diventerà ancora più potente per togliere proprio quelle incrostazioni più elevate. Nel mio caso io devo solo togliere qualche gocciolina di calcare, quindi mi va bene solo il succo di limone. Allora, non so se riuscite a vedere, ma il mio rubinetto ha qui tutte goccioline di calcare. Cioè, non so se riuscite, ecco, forse così da vicino ve lo faccio vedere. Vedete le goccioline di calcare che ci sono qui in questa zona? Adesso io prendo questa spugnetta. Ecco qua. Perfetto. Poi lo vado praticamente a passare su tutto il rubinetto per bene. Bene anche qui, che qui si forma sempre un pochino di calcare. Eccolo, guardate, eh. Poi ragazzi, l'odore è favoloso, cioè veramente è troppo troppo buono l'odore del limone. Cioè, questo ragazzi, già io lo vedo lucido da così, vi dico la verità, già lo vedo lucido da così. Adesso io questo lo lascio agire 2-3 minuti e poi lo vado a risciacquare. Ok ragazzi, adesso lo vado a risciacquare con dell'acqua, perché naturalmente il limone ha agito su tutta la zona. Cioè, guardate già quanto è brillante ragazzi, è proprio brillantissimo. E adesso lo vado ad asciugare bene con la spugna. Asciugo poi tutto il lavello e così vi faccio vedere il risultato finale. Ma vi dico che è semplicissimo pulirli, cioè è veramente veramente semplice. Guardate ragazzi come è venuto luminoso. Prima c'erano le goccioline qui, vi ricordate? Cioè, ora praticamente il rubinetto è venuto ultra luminoso con una semplice passata di limone. Splendente ragazzi, splendente veramente. Allora, questo rende proprio bene, perché come potete vedere, vedete qui c'è proprio, ci sono parecchie goccioline, ma qui c'è anche il calcare, vedete, sull'acciaio e anche sulla zona del PVC. Adesso io vado a bagnare la spugnetta, vado a passarla sempre su tutto il rubinetto per bene, perché poi non mi piace vederlo tutto con queste gocce. Cioè, io odio vedere l'acciaio tutto gocciato veramente. Quindi lo andiamo a passare per bene ovunque. Facciamo anche la parte del tubo, questa parte, vedete? Questa pure la andiamo a passare per bene, anche se è plastica. Ecco qua. Lascio agire sempre per qualche minuto e poi vi faccio vedere i risultati. Allora, vado a risciacquare bene il tutto. Guardate già il rubinetto com'è brillante. Adesso invece sciacquo questo. Vedete qui sotto c'era il calcare, si è tolto, è diventato bello pulito. Adesso vi faccio vedere per bene, eh. Ed ecco qua ragazzi, guardate com'è venuto pulito e luminoso, lucido, veramente brillante. Anche qui il doccino, vedete, si è tolto il calcare ed è venuto pulitissimo. Questa ragazzi è un'ottima soluzione che vi consiglio. Con pochi minuti lucidate tutti i tipi di acciaio, la maggior parte dei rubinetti sono tutti di acciaio, facendo delle piccole eccezioni, e vi consentirà veramente di togliere calcare, gocce, residui di acqua, insomma, che si è asciugata sul rubinetto, per un risultato veramente brillante. Ragazzi, avete visto questo trucchetto per pulire tutti i rubinetti e tutti gli acciai? Quindi non solo i rubinetti, ma se avete anche delle altre zone in acciaio, potete tranquillamente pulirle con il limone. Poi ripeto, se è particolarmente incrostato l'acciaio, c'è tanto calcare, aggiungete qualche pizzico di sale e avrete una soluzione ancora più potente che vi aiuterà a togliere ogni residuo appunto di calcare.
Ora ragazzi, voglio preparare una torta insieme a voi, una torta alla panna e limone senza uova. È una ricetta che ogni tanto uso fare per fare merenda, per fare la colazione, questa torta che rimane molto alta e morbida, buonissima. Diciamo le calorie sono minime perché non c'è il burro, non c'è olio, c'è praticamente solo la panna. Diciamo tra virgolette di più calorico, che poi tra l'altro io ragazzi ho preso quella senza zucchero, quindi veramente è una torta, io la chiamo un po' light, vi dico la verità, ma allo stesso tempo saporita, giusto perché c'è un po' di zucchero. Quindi adesso la prepareremo insieme, vi faccio vedere tutti i passaggi e così diciamo includo ogni tanto anche qualche ricettina magari che qualcuno di voi può essere utile se volete preparare una merenda light per i bambini, per voi stessi, se avete delle visite, se volete fare colazione e non volete acquistare queste merendine che comunque hanno i conservanti e non è proprio, non sono particolarmente indicati. Quindi ogni tanto vi farò vedere anche qualche ricettina. Andiamo a preparare la torta. Allora, iniziamo la preparazione del dolce. 250 g di farina. Ora vado a setacciare la polvere lievitante. Poi aggiungo 150 g di zucchero, l'ho già preparato, un pizzico di sale, mescoliamo il tutto. A questo punto io vado a mettere questa aroma per dolci al gusto limone, una fialetta. Chi non ha questa e preferisce mettere il limone può mettere mezzo limone spremuto. Vado a mettere 500 ml di questa qua di panna da montare. Allora, ho imburrato questa teglia proprio per dolci, perché questa torta viene comunque un po' alta. Adesso vado a versare il composto e intanto ho acceso il forno e lo sto preriscaldando a 130 gradi. Ecco qua il composto per la nostra torta alla panna e limone senza uova, quindi anche molto light, è pronta. Come vedete il forno sta a 130 gradi. Adesso lo apro, andiamo a infornare e questa deve cuocere a 130 gradi per 70 minuti. Ed ecco qua la torta alla panna e limone senza uova è pronta, come potete vedere è venuta bella altina. Adesso la devo lasciare raffreddare perché altrimenti mi si rompe tutta, più tardi poi l'assaggiamo e facciamo merenda. Bene, avete visto il procedimento, veramente facile. La torta io poi l'ho fatta raffreddare, l'ho messa in un piatto ed era buonissima. Io e mio marito abbiamo fatto merenda con quella e vi devo dire che insomma, cioè, vi dà proprio una soddisfazione. Poi avete visto che la preparazione è davvero facile e l'unica cosa è la cottura un pochino lunga, però viene soffice e morbida e ve la consiglio tantissimo. Naturalmente vi inserisco la ricettina nell'info box, quindi nell'info box vi metterò il link dell'aspirapolvere che vi consiglio tantissimo, poi anche la ricettina che insomma per chi è interessato la può segnare anche da lì. E niente ragazzi, io spero di esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia. Lasciatemi un pollicione in su per supportarmi, iscrivetevi al canale mi raccomando. Chi mi vuole seguire su Instagram mi trova sempre come FedericaSweet02. Vi mando un bacione immenso, ci vediamo presto con un nuovo video.